Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae christiane incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes sepsius implorata, ad de plurimorum fratrum nostrorum consilio, beatum Leonardum Murialdo presbiterum, sanctum esse decernimus ad definimus, et sanctorum catalogum adscribimus, statuentes eum in universa ecclesia inter sancta spia devozione reculi debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Un applauso interminabile è esploso da tutti i presenti come prima preghiera al nuovo santo, mentre le campane di San Pietro davano l'annuncio a tutta la cristianità. Le letture della messa hanno ricordato le virtù di San Leonardo Murialdo, soprattutto la carità, la dedizione ai poveri, ai giovani, l'intenso e illuminato apostolato sociale. Dopo il canto del Vangelo, il Papa ha illustrato la molteplice figura del santo sacerdote torinese. Ecco un momento di gaudio pieno per la Chiesa pellegrina nelle asperità della vita presente verso la pienezza del Regno di Dio. Il gaudio nasce dal fatto che un membro della Chiesa, un uomo di questo mondo, un nostro fratello, è riconosciuto santo e come tale proclamato, onorato, invocato. Il Papa ha proseguito parlando della santità secondo la tradizione della Chiesa e, rifacendosi all'opera dei biografi del Murialdo, ha cercato di sintetizzarne la vita in tre capitoli: ambiente storico, azione sociale, spiritualità. Il primo capitolo è quello del quadro storico nel quale la figura del santo ci appare, anzi, possiamo ben dire, dal quale egli risulta ed emerge vivente. Quadro del tempo, l'Ottocento, quadro del luogo, Torino. Qui noi non possiamo esimerci dal rivolgerci alla fortunata città natale e ambientale del santo, col nostro vivissimo plauso. Torino ci appare, specialmente nel secolo scorso, una città eletta e benedetta, una città di santi. Pensiamo a Don Bosco, tanto nomini, pensiamo al Cottolengo, pensiamo al Cafasso, pensiamo a Domenico Savio, pensiamo alla Mazzarello e ad altre figure splendenti di virtù cristiane che dalla nobile terra piemontese trassero radici di santità. Sottolineata la complessità e ricchezza dell'influsso ambientale sulla personalità del Murialdo, Paolo VI si è congratulato con Torino e con l'Italia per aver espresso un così insigne figlio ed è passato a tratteggiare il secondo capitolo della sua vita, l'azione sociale. Chi può riassumere in una formula quale fu la sua opera? È ben difficile farne la pur semplice descrizione, cosicché fra i molti titoli in cui essa si manifestò e si affermò,
due soli noi indichiamo come degni di speciale memoria. Primo, la fondazione di una congregazione religiosa di San Giuseppe, istituto sacerdotale e laicale, avente lo scopo di educare con la pietà e con l'istruzione culturale e tecnica i giovani, specialmente quelli bisognosi, poveri, orfani o abbandonati. Ed è questo il secondo titolo che innalza e diffonde nel mondo il nome benedetto di Leonardo Murialdo. Questa congregazione, fiancheggiata da un'altra femminile, è un altro piccolo esercito, conta circa 850 membri, di cui più della metà sacerdoti, con 100 case sparse in Italia e nel mondo, un piccolo esercito di volontari dedicati totalmente e per tutta la vita alle varie opere del ministero ecclesiastico, ma specialmente all'assistenza e alla educazione dei figli del popolo, con particolare preferenza per quelli più bisognosi e per quelli delle categorie lavoratrici, quelle operaie specialmente. È fra i primi il Murialdo ad avvertire l'urgenza e a creare la possibilità di andare incontro alla gioventù destinata al lavoro. È un pioniere dell'educazione specializzata dei giovani lavoratori. È lui che tenta i primi esperimenti dell'organizzazione operaia. Ha l'intuito preveggente delle forme pedagogiche, professionali, associative, legislative che dovranno dare alla nuova popolazione industriale l'istruzione, l'avviamento, la solidarietà che poi la società moderna ha inserite nei propri programmi e dovranno fare di masse disperse, diseredate, indifese, inquiete e stimolate dalle voci classiste e rivoluzionarie del tempo, un popolo nuovo, cosciente dei suoi diritti, capace dei suoi doveri, fondato sul progressivo svolgimento della legittima giustizia sociale, libero e responsabile, come lo esige l'ordinamento democratico moderno. Ricordate le molteplici iniziative sociali dovute al Murialdo, il Papa ha lamentato la scarsa conoscenza di questo aspetto della vita cattolica dell'Ottocento e, avviandosi alla conclusione, si è soffermato brevemente sulla vita spirituale del nuovo santo, di cui ha ricordato le caratteristiche. Ripeteremo intanto ciò che di lui fu detto. Egli fu straordinario nell'ordinario, cioè la sua personalità sacerdotale ci si presenta nel profilo comune del buon prete di quel tempo e di quell'ambiente. E questo giudizio torna grande lode della formazione ecclesiastica allora vigente e tuttora degno d'alto apprezzamento. Se essa sapeva modellare, nell'osservanza regolare e fervorosa della norma canonica, come tipo ordinario, un prete straordinario, un santo. E per portare con noi un frammento di questa santità così semplice, così vera, così silenziosa e così feconda, e per sentirlo il Murialdo non solo vivo e glorioso in cielo, ma nostro compagno e nostro modello nel pellegrinaggio sulla terra e nel tempo, ci fermeremo a queste sue parole, quasi accomiato nella ammirazione e nella fiducia per la sua santità. Egli diceva, non rendere la religione o solamente soprannaturale o solamente umana, ma soprannaturale ed umana insieme. Alla virtù aggiungi la bontà, la dolcezza, lo spirito di amicizia, la naturalezza,
la disinvoltura, la festevolezza. Sembra a noi di vederlo, di ascoltarlo e di averlo ancora con noi, San Leonardo Murialdo. Così sia. Terminata l'omelia, una piccola processione ha portato all'altare i doni tradizionali. I due miracolati e un gruppo di ex allievi hanno recato il pane ed il vino, consegnandoli nelle mani del Papa. La Santa Messa è continuata con le cerimonie solenni che accomunavano i concelebranti all'altare alla folla più lontana. La comunione è stata distribuita dal Papa ad un folto gruppo di confratelli giuseppini, di ex allievi e di alunni delle varie istituzioni del Murialdo. Intanto, 50 sacerdoti giuseppini distribuivano il corpo di Cristo a migliaia di fedeli in vari punti della basilica. Al termine del rito, il Papa ha impartito la benedizione apostolica. Si è quindi intrattenuto brevemente con l'onorevole Rumor, con i superiori della congregazione e con le altre autorità presenti. Il pontefice ha poi lasciato l'altare della confessione, ripercorrendo in sedia gestatoria la navata centrale della basilica, accompagnato dal lungo e devoto applauso della folla. Mancava poco a mezzogiorno e i fedeli, uscendo sulla piazza assolata, l'hanno trovata già gremita da migliaia di persone in attesa dell'incontro domenicale con il Santo Padre. Le parole del Papa, affacciatosi a benedire i fedeli, hanno associato ancora una volta il tema della carità e dell'azione sociale alla figura del Murialdo, completando così l'apoteosi di chi, vissuto umile e schivo, ha realizzato la promessa di Cristo: chi si umilia sarà esaltato.